Possiamo ragionare di un Vittorio Sgarbi candidato alle primarie del PDL? Beh, mi sembra un'ipotesi possibile, nel senso che c'è come lo stato di grande confusione del PDL nella prospettiva di andare a uno scontro con una sinistra che non ha buone ragioni per vincere, ma che ha mantenuto più coerenza nelle sue componenti e quindi non è stata aggredita come è capitato al leader del centro-destra su una serie di continue insinuazioni private, personali, diventate delitti, ma ha avuto soltanto la vicenda, peraltro molto poco chiara, di Penati, che ha portato qualche limite al centro-sinistra, ma mettendolo di fatto nelle condizioni di avere una forte prevalenza nei sondaggi, è evidente che se il centrodestra deve tentare l'impresa della competizione, deve mostrarsi con delle componenti non nuove, ma vorrei dire anomale, come certamente nel mio caso, e comunque integrative e che sono state tenute ai margini o che hanno avuto poca possibilità di azione. Non Quindi credo... cambiare strada, aprire nuovi temi, nuove prospettive. Sì, certamente, questo si può fare con una nuova formazione politica o con personaggi nuovi. Non credo in questo momento che il mio avvento o la presenza anche di altri con tematiche più forti sia in grado di ribaltare la situazione, però mancano ancora, non dico 2 anni, quasi 2 anni. Che impressione ti fa questa candidatura clamorosa, perché la prima che sbaraglia il campo, non ce n'è per Formigoni o per Alfano, ci mette come sempre i piedi tutti quanti nel piatto Vittorio Sgarbi e dice: bene, io sono qui, io mi candido. Ma come dicevo prima, in questo momento di grave congiuntura economica, chiaramente secondo me, anche nel centrodestra, piuttosto che nel centrosinistra, non si tratta di ideologie o di facce dei candidati o di prestigio o meno, ma si tratta di idee, per cui già che abbiamo l'occasione di avere Vittorio Sgarbi, magari, che potrebbe essere uno dei possibili candidati alle primarie per il centrodestra, mi verrebbe da dire in questo momento cosa proporrebbe per l'Italia in questa fase così critica dell'economia, visto che peraltro è assodato che purtroppo la caduta delle borse è anche causa di questo governo screditato. Questa è la domanda delle domande, Sgarbi. Beh, è evidente che il livello di elaborazione politica dell'attuale governo è molto modesto. Abbiamo un ministro del turismo che attacca la manifestazione più turistica che sia in Italia da quando il turismo è iniziato, in senso organizzato, che è il Palio di Siena. Ora, l'idea che il nemico del Palio di Siena sia il ministro del turismo mi fa pensare che non pensiamo poi a quello che hanno disfatto del mondo dei beni culturali e nessuna idea di come accogliere. C'era un articolo di De Seta sulla Repubblica ieri che indicava che l'unico dato favorevole, indice favorevole, è la crescita di turismo nelle città d'arte e tutti i luoghi che io a Venezia avevo, interrotto poi dalla Corte dei Conti, aperto al pubblico, sono chiusi o organizzati in modo estremamente debole, per cui voglio dire, se uno vuole ragionare possiamo fare meraviglie. La prima cosa che faccio è chiamare davanti al mondo il Presidente della Repubblica e tutti quelli, compresi i giornalisti del Fatto o la De Monticelli che scrive sul Fatto, che parlano della difesa dell'Italia, e nessuno di loro ha puntato il dito contro la mafia delle paleoliche che ha distrutto i più bei paesaggi italiani in Sicilia, in Puglia, in Calabria. Cioè, la difesa del paesaggio è l'articolo 9 della Costituzione ed è la prima bandiera davanti al mondo. Mi scusi, bandiera Sgarbi. Che noi dobbiamo, io non sento mai nessuno, né sul piano della criminalità che riguarda appunto la mafia, né sul mi piano sente? Dei valori culturali, indicare una che noi siamo no, il paese ha parlato più bello del mondo. Chiaro, Sgarbi vuole intervenire no, volevo, ancora Martinelli. Ha parlato di paleoliche.
ha parlato di mafia delle pale eoliche. Mi sembra che Flavio Carboni e la P3 e gli affari con le pale eoliche in Sardegna li abbiano fatti. Mi sembra che il Fatto Quotidiano e come altre testate ne abbiano parlato. E mi sembra che tuttora le inchieste siano in corso e in parte il coinvolgimento di La Vitola e quello che emerge con Tarantini, in qualche modo P3 o P4, che poi giornalisticamente possiamo farci delle fantasie, però ci sono dei fondamenti, e quindi queste nuove inchieste sono un pochino gli stralci, no, di quelle che, da quelle da cui sono partite, ossia le pale eoliche, l'affare delle pale eoliche, i soldi dati alla banca di Verdini sono parte di questa, di questo quadro, no? Le pale eoliche dal punto di vista del business, Gabri invece dice che rovinano il paesaggio, sono una calamità per il nostro paese. Sì, ma infatti le hanno fatte in Sardegna, là dove non servono, mi sembra di capire. Noi siamo d'accordo, dico, ma questo rientra nell'azione che è stata fatta contro Carboni e Verdini nell'individuazione di un possibile reato, ma questo io spero che possa essere acclarato. Dico che il problema però non riguarda Verdini o Carboni, riguarda proprio il principio, cioè riguarda per esempio Ignazio Moncada, che si vuole candidare a Agrigento e che il fatto ha rivelato aver dato soldi ad acclarati mafiosi. Allora è possibile mai che noi dobbiamo da una parte avere Bonelli, Legambiente, i Verdi che sostengono le pale eoliche, dall'altra aver dimostrato che sono il luogo dei ladrocini, delle mazzette, delle tangenti, della mafia? Dico, io questo l'ho detto dal primo giorno che mi sono insediato e non lo dico adesso perché siamo in una discussione su chi l'ha detto di più o chi l'ha detto di meno. Ecco, però è un programma di governo, cioè il problema non è criticare Berlusconi, ma prendere atto che Berlusconi non si ricandiderà, che mi sembra cosa che egli stesso ha fatto intendere, e tenere conto però della componente che è stata fondamentale nella sua presenza, cioè se anche uno volesse criticare peggio del fatto Berlusconi, è evidente, e quindi uno può benissimo prendere la posizione più estrema, ma è evidente che essa è controproducente sul piano del consenso, cioè tu devi mettere le cose in chiaro, chiarire fino a che punto gran parte di queste inchieste sono infondate, basate sull'incompetenza territoriale, tra l'altro, cioè questa aspirazione degna di una velina di alcuni magistrati di andare a trovare il premier a casa è ridicola, è una forma di voyeurismo, non si capisce cosa devono andare a vedere, insomma vanno a vedere, gli chiedono lei è ricattato, quello risponde di no, è finita lì, poi gli chiedono cosa pericolosissima, come dice la Concita De Gregorio, ma lei come dava i soldi in nero eccetera eccetera, e lui dichiarerà al massimo il reato amministrativo di avere dato dei soldi, che non si sa bene qual è stata la formula di dazione, ma non riesco a vedere proprio dove sia, cioè come si possa costruire un processo che tiene i giornali da giorni e giorni su La Vitola, che io conosco perfettamente come una totale nullità dal punto di vista del potere di fare alcunché, e quindi sopravvalutando il criminale, e soprattutto di fronte a uno che dice non è stato ricattato, dice non è stato ricattato, perché andiamo a cercare, cioè qual è il problema, cosa stiamo facendo? Allora, no, se il difetto, quindi lei sarà il candidato alle primarie che difende, diciamo, i modi di comportamento, l'etica, fra virgolette, di Berlusconi? Ma no, non me ne frega niente, non è una materia, né per la sinistra né per la destra, cioè la sinistra ne ha tratto ovvio vantaggio, che la destra si mette a dichiarare inadeguato Berlusconi, ma chi se ne frega, cioè non si parte di lì se si vuole vincere, si parte di lì se si vuole perdere, cioè Berlusconi è un capitolo che si va per chiudere, ma non certamente perché il Woodcock, che ha speso soldi miei, ha speso milioni miei per intercezioni abusive e sbagliate finite nel nulla, basti ricordare tutta l'inchiesta che ha fatto su Vittorio Emanuele, che anche se fa schifo Vittorio Emanuele è stata fatta con i soldi miei, e questo stesso signore torna a indagare su una questione assolutamente inesistente con soldi miei, con soldi pubblici, non con soldi personali. Allora a questo punto siamo di fronte a una grande cortina di fumo che la stessa destra evidentemente accoglie, e si mettono a fare questa polemica. Berlusconi è materia di cui neanche parlare, cioè Berlusconi esiste, farà quello che può ancora, dopodiché occorrerà capire chi dopo di lui, ecco perché le primarie, può prenderne il posto, ma non contro di lui. Dopo, ma è sicuro che lui voglia andare via? Ma è sicuro questo, ma è matematico, non vuole sempre chiederlo a Scajola. Vada Antigua, dice Martinelli. No, ma non è che deve andare. No, io volevo...
Volevo solo fare un intervento, al di là del fatto che concordo sul fatto che non debbano essere i magistrati a cambiare i governi, su questo siamo d'accordo, però io credo che non sia corretto dire che i magistrati spendono milioni per fare intercettazioni abusive, perché no, non è antidemocratico, perché le intercettazioni sono un metodo adeguato per scoprire i reati. Se poi il magistrato, scusi, per Vittorio Emanuele, no, vabbè, Vittorio Emanuele abbiamo anche sentito in un'intercettazione ambientale in cella che ha ammesso di aver sparato quel tipo per cui è stato assolto, si ricorda? Ma non è che vogliamo essere corretti o raccontare, sto dicendo, l'inchiesta per cui è stato arrestato è finita nel nulla e abbiamo intercettato con 2 milioni di euro una persona per sapere Sono stati spesi 2 milioni di euro, perché se noi se noi facciamo correttamente, se vogliamo dare i numeri giusti, dobbiamo anche mettere sulla bilancia quello che serve per intercettare e poi quello che le intercettazioni producono a inchieste finite, cioè la Forleo, se intercetta il consorte di turno e che con l'Asca scala la banca, nel frattempo spende 1 milione di euro, ma l'inchiesta della Forleo sulla sinistra riporta nelle casse dello Stato 95 milioni, lei capisce che c'è un guadagno, non si tratta di smenarci a intercettare. Io non parlo di altre azioni, parlo di casi specifici, parlo di Vittorio Emanuele. Dobbiamo fare una pausa pubblicitaria, diciamo che assoluta. Nei cosiddetti ministeri di Monza, prendiamo la telefonata, forse è Sgarbi. Poi infatti, Vittorio Sgarbi di nuovo con noi, benvenuto. Sì. Allora, questa candidatura alle primarie, che sicuramente fa scoop e fa notizia, è una candidatura contro Berlusconi? No, ho spiegato che il problema, per quello siamo entrati nel caso giudiziario, è che noi abbiamo verificato, attraverso un'azione del tutto priva di legalità, ma nel nome della legge, che Berlusconi è stato fatto fuori. Mi pare che l'aggettivo è quello. Cioè, quindi dal punto di vista giustizia lei la pensa come Berlusconi, o più o meno è su quella linea? No, io penso che ci sono una serie di reati gravi che evidentemente, nella presunzione che i magistrati agiscono correttamente, sono stati fatti passare, sono reati gravissimi. Cioè non sono le intercettazioni, sono proprio i titoli di reato. Cioè di fronte a casi come quelli in cui noi stiamo vivendo, che sono problemi molto complessi, che riguardano dall'economia alla difesa del paesaggio, tirar fuori e perdere tempo, lo dice oggi Veneziani sul giornale, come se il tema centrale fosse cosa fa la vitola. Cioè la vitola, posso scommettere con l'amico del fatto, che fra 2 anni sarà completamente prosciolto da ogni reato, perché non c'è, la vitola è impossibilitato a fare reati, perché è una natura morta, non esiste. No. Io lo conosco da quando era in Parlamento un ragazzino e stava intorno a Craxi, da cui ha ereditato poi attraverso diversi processi l'Avanti, quindi è stato un collega fino a che non è stato cacciato dalla Cosa dei giornalisti della Concita De Gregorio, per esempio, è un giornalista che ha fatto la sua attività, non ha avuto mai nessun potere, si è pregiato di essere amico di Berlusconi perché gli piaceva poter telefonare a Berlusconi, non ha fatto assolutamente niente. Vabbè, questo sarà tutto da chiarire, se non ha fatto niente. Abbiamo costruito un'ipotesi di reato che è servita, insieme a tante altre cose, a sputtanare definitivamente Berlusconi. Cioè, Berlusconi non è pro o contro di me, non c'è più, finito. Cioè, ecco, sono riusciti perfettamente nella loro impresa, non per dei reati reali, per dei reati immaginari. No, scusi Sgarbi. Per dei reati che non esistono. Mi sente? Allora, lei dovrebbe sapere, forse anche meglio di me, che la vitola è una delle tante intercettazioni diciamo indirette che hanno riguardato il Premier. Lei sa bene, scusi, lei sa bene, poi ovviamente tutte sono libero di, cioè voglio dire, io non sto dicendo che sia giusto o sbagliato votarlo. Hanno arrestato Tortora. Sì, ma siamo sempre lì con Tortora. Sono falsi processi, sono processi. Non sono processi falsi. Sono falsi processi. No, mi scusi. Abbiamo tenuto un livello di conversazione della magistratura. No. Sono falsi processi. Io vorrei che continuassimo a tenere una conversazione calma. No, io vorrei chiedere, allora, al di là della questione la vitola, pronto. Lei sa meglio di me che il processo di corruzione di David Mills non si basa su falsi reati, perché Mills è stato condannato in appello
Eh no, ce ne frega a noi, perché scusi, noi dobbiamo conoscere la condotta etica di un premier che magari va sui giornali inginocchiato dal Papa e poi magari paga la daddario e va bene, uno dice nel suo letto fa quello che vuole. Però nella vicenda Mills, scusi, se noi abbiamo un capo, no, mi scusi, prende i soldi, mi scusi, Sgarbi, con la sua amante, divide i soldi con loro. Va bene, allora io le sto dicendo, se un capo del governo per longa mano tramite Previti corrompe un giudice per acquisire o per scippare una mette giù, vede. Allora, di fronte, allora se no, questo è il livello della discussione, come prima, non credo che abbia messo giù. No, allora il punto è, no, io vorrei chiarire perché no, se allora, mette giù non mette giù, no, se mai si allora, dirette. Il discorso è che se Berlusconi, vogliamo parlare di vicende giudiziarie, sì, giustamente Berlusconi ha 5 o 6 processi, ha il processo Ruby dove dove gli chiedono il reato di prostituzione minorile, c'è la vicenda di corruzione in atti giudiziari che riguarda David Mills, c'è la vicenda della Mediaset e Mediatrade dove gli imputano di aver creato fondi neri ad Antigua dove, sì, dove la Vitola, attenzione, a Santa Lucia l'anno scorso, la Vitola a quanto pare era quello che faceva, era il trad union tra Berlusconi, no, il ministro della giustizia di Santa Lucia, che quanto cosa pare si è adoperato per dossierare fini, ecco, però, e per fare tutta quella pantomima sull'appartamento di Monte Carlo. La Vitola non è così, la Vitola non è un nome nuovo. Poi ti do io, okay, una novità politica, che la nostra posizione che è questa. Facciamo un esempio, parliamo di giustizia, visto che stiamo parlando di giustizia, per giustizia. Io sono assolutamente dell'idea che Penati, finché non è condannato a una sentenza definitiva, è innocente. Ma si è dimesso però, Giorgio. Ma non doveva dimettersi. E perché no? Perché innocente sia una sentenza definitiva. Ma perché è uno che viene accusato... Facciamo un esempio. Dico Penati perché è uno di sinistra, quindi non è certo un mio amico. Ma ti pare che un imprenditore dice che ha dato dei soldi a Penati e questo si deve dimettere? Ma vuoi dimostrarlo prima? No, ci sono tanti indizi. Benissimo, ci sono anche intercettazioni. Non avrei fatto dimettere Penati. Secondo me Penati è innocente, sia una sentenza definitiva, e non capisco perché anche il PD debba emarginare uno che ha governato bene, d'altra parte, ha aumentato i voti, ha sempre vinto le elezioni nella sua città, perché qualcuno lo dice. Poi per carità, posso essere contento che ho visto anche a loro, capita. No, invece Giorgio, no, scusami. Invece no, scusami, non sono contento. Va bene, però non sono contento. Penati ha avuto il pudore di dimettersi. Poi adesso sbagliato, perché è poco intelligente. Io non so nemmeno se si è dimesso dal consiglio regionale. Quello che conta, ma non può dimettersi, è quello che conta, però se allora abbiate pazienza cari ospiti, cerchiamo di vedere la novità che ci ha portato Sgarbi, perché la discussione sulla giustizia la facciamo volentieri anche altre volte. Adesso io voglio capire invece se c'è una novità politica di questa candidatura alle primarie di Sgarbi, è avvenuta qui in diretta, porto nel panorama. Siccome voglio smentire Martinelli sul fatto che Sgarbi abbia messo giù il telefono, perché non mette giù il telefono perché si diverte se va in queste cose. Anzi, perché non fatto, richiama? Ma adesso richiamerà, non mette giù il telefono. Facciamo una cosa: siccome Sgarbi dà cena al Gallo Rosso di Salò, che è un ristorante ottimo, c'è un po' eccezionale, quindi vi invito tutte e due. Quando? Andiamo, adesso organizziamo, viene Golfari, viene Martinelli, andiamo al Gallo Rosso. Pagate voi però. Adesso a parte gli scherzi, questa candidatura è la prima che viene dagli ambiti che si muovono intorno al PDL, quindi sicuramente fa notizia. Adesso, se riusciamo a collegarci ancora con Sgarbi, noi cercheremo di chiedergli quali punti mette a programma, perché è una candidatura e deve anche essere sostanziata. No, presto per queste cose. Ci ha parlato prima di turismo, ci ha parlato delle paleoliche. È ovvio che la battaglia di Sgarbi è una battaglia fondamentale, di cui ho già parlato anch'io, che è la battaglia sul patrimonio artistico. Poi lui ha aggiunto la battaglia contro la mafia delle paleoliche, che è importante perché non ci rendiamo conto del fatto che l'unico che ha fatto una battaglia contro le paleoliche, ma non contro gli interessi delle paleoliche. Martinelli potrebbe dire: le paleoliche sono giuste, ma attraverso certe lobby ci hanno guadagnato solo alcune persone che hanno rubato, va bene. Invece no, sono proprio sbagliate le paleoliche. E meno male che i magistrati indagano e scoprono. Ma no, ma sei d'accordo? Allora, il magistrato deve fare questo lavoro. Ah, dove male sbaglia il magistrato? Ah. Ma dove sbaglia qualunque lobby? Cioè le lobby,
le professioni non devono intervenire politicamente se non è eletto dal popolo. Ora, qualunque, ma parlo anche di Confindustria. Sì, Giorgio, però l'importante è giusto quello che dici, ma l'importante è che il politico nominato non sia espressione di quella lobby, perché questo sta emergendo. Cioè il Verdini di turno sembra espressione di lobby, il Carboni sembra espressione di lobby, anche se non è eletto. Perché non c'è il voto popolare? Ora, la differenza fra Penati e Verdini... Cambiamo legge elettorale, allora. No, non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. La differenza fra Penati e Verdini è che Penati è stato eletto dal popolo. Quindi non si deve dimettere al Consiglio regionale. Verdini non è stato eletto da nessuno, è stato nominato. Allora, eccoci qua. Non abbiamo preso molte telefonate quest'oggi, ma siamo stati a lungo al telefono con Vittorio Sgarbi, il quale, Vittorio Sgarbi, che ho qui in effigie, come non è il primo candidato alle primarie del PDL, Popolo della Libertà, il partito di Berlusconi. Sgarbi, con Grasso, che è il presidente della sua lista politica, dice non ce n'è, Berlusconi non si ricandida più e noi siamo qui a combattere per la leadership. Questo è il discorso? Sì, 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 assolutamente. E speriamo che così sarà, nel senso che il Popolo della Libertà dia veramente la possibilità a tutti di candidarsi alle primarie, ecco, quindi Sgarbi il primo, ma l'importante è che tanti lo possano fare, perché bisogna dare un segnale di democrazia in questo paese. Sgarbi. E visto che già non si può scegliere il deputato, già non si può incidere all'interno, da sempre all'interno delle strutture di partito, o anche nel partito di Di Pietro, non è che ci sia tutta questa democrazia, nonostante la grande simpatia che ho io per Di Pietro. Anzi, posso raccontare un aneddoto, visto che manca poco. Martinelli, non vorrei che fosse sottovalutato perché tu l'hai presentato come vicino al partito di Di Pietro. Martinelli aveva queste sue posizioni, sosteneva queste sue tesi prima ancora di conoscere Di Pietro, perché Di Pietro gliel'ho portato io in trasmissione. Ma pensa, capito? Gli ho preso, un giorno ho preso Di Pietro di peso e l'ho portato a Studio 1, dove Martinelli faceva in modo brillante il conduttore. Sicuro, bravissimo. Ma siccome io ero ospite in quelle trasmissioni da diversi anni, Martinelli ha sempre sostenuto queste tesi, ecco, diciamo che Martinelli, venendo allo scoop di oggi, insomma, Sgarbi ha parlato, certo, di turismo e di ambiente, beni contro le paleoliche, no, come temi, insomma, di beni culturali, di arte. Certo, poi vedremo, lo seguiremo, però ha tenuto soprattutto a dire che l'immagine di Berlusconi, che viene messa in discussione soprattutto in questi casi che riguardano donne, feste, la vita, la tarantina, eccetera, invece non ne esce affatto toccata o diminuita, perché Sgarbi ci ha detto che queste cose non contano assolutamente nulla rispetto all'azione politica dell'uomo Berlusconi. Tu sei contrario a questa impostazione. Io potrei anche condividere che magari non a tutti interessi cosa fa Berlusconi nel letto. Il punto è l'etica della persona, ma soprattutto è l'immagine e le promesse non mantenute che Berlusconi ha fatto, il famoso contratto con gli italiani, le mani in tasca agli italiani, tutte queste anche bugie, la crisi che ha sempre negato, prima non c'era, poi era già passata, tutto questo rimandare, questo parlare d'altro e attaccare tramite i suoi giornali, dicevo, Fini, tramite l'appartamento a Monte Carlo, 2 anni fa c'era la vicenda di Dino Boffo e poi c'è stato poi tutto questo giocare con la Lega, cioè tutto il distrarre, no? E tutto l'esercito mediatico che ha seguito queste balle. Oggi siamo di fronte al verdetto di un paese in default che fa i conti con una crisi economica senza precedenti, che non si sa dove ci porterà, probabilmente, io non so, un azzeramento dei debiti, un ritorno alla lira, una guerra civile, non lo so dove andremo. Fatto sta che ovviamente questo governo, che ha governato in gran parte di questi ultimi 16-17 anni, ce ne va di mezzo, quindi Berlusconi oggi si trova a non poter più negare quello che, tant'è che si nasconde in continuazione, rilascia interviste solo a Canale 5, non si offre nemmeno all'estero alle conferenze stampa, alle domande. La tradizione è finita, perché io devo dare al di là poi delle vicende di grazie, del letto, è interessante, continueremo a invitarvi, a farvi confrontare.